Radicale, siamo con Lucia Annibali di Italia Viva al termine della relazione che ha presentato il ministro Cartabia esponendo qui alla Commissione Giustizia della Camera il programma del suo mandato. Allora, come ha trovato il suo intervento? La Cartabia ha detto, tra le altre cose, noi dobbiamo tenere conto del lavoro che sta, il buon lavoro che è stato fatto nel precedente governo. Volevo sapere. Innanzitutto, che cosa vi aspettate dagli emendamenti della prossima settimana e come, diciamo, si incastreranno con quel lavoro che farete voi? Ma allora, innanzitutto ho trovato l'audizione della ministra comunque molto completa, compiuta, approfondita, ha toccato tantissimi temi, poi i dossier di giustizia sono veramente tanti, un'attenzione particolare anche al tema delle carceri, per esempio, quindi alla funzione rieducativa della pena e mi è piaciuto moltissimo come passaggio perché secondo me segna un po' anche, diciamo, una discontinuità, cioè apre le porte, ecco, lo speriamo, ad una cultura anche diversa su questo tema rispetto a quella che abbiamo purtroppo vissuto in questi ultimi anni. Quindi su questo è molto apprezzabile e speriamo, ecco, che si possano anche coltivare dei progetti interessanti al di là delle riforme e del lavoro strettamente parlamentare. Un'audizione, dicevo, comunque interessante, equilibrata, perché sì, si parte da quello che c'è. E va bene, però ci aspettiamo, ecco, che possano esserci, ma mi pare lo abbia comunque detto abbastanza chiaramente, poi delle riflessioni su soprattutto le soluzioni che sono state adottate, cioè gli obiettivi sono naturalmente tutti condivisibili, poi auspichiamo e vorremmo anche partecipare, ecco, a appunto queste riflessioni rispetto alle indicazioni sulle quali, insomma, ci siamo confrontati negli scorsi mesi anche con l'ex Guardasigilli. Quindi lei ha annunciato tanti gruppi di lavoro in capo al Ministero che lavoreranno ai singoli emendamenti, affronteranno anche le possibili soluzioni. Noi naturalmente come parte politica insomma, desidereremo, ecco, naturalmente partecipare, dare il nostro contributo, almeno dire qual è esattamente il nostro punto di vista, poi la sintesi può trovarla naturalmente la ministra Cartabia, però partecipare, ecco, a questa costruzione di decisioni e soluzioni. Era d'accordo con quello che ha detto sul lavoro che ha fatto il precedente governo? Ma naturalmente noi abbiamo molto criticato il lavoro del precedente governo, non tanto per gli obiettivi naturalmente che sono comuni, quanto per alcune soluzioni. La giustizia civile può essere più condivisa, un terreno maggiormente condivisibile. Ora oggi la ministra non mi pare lo abbia detto, ma per esempio non adotterà quei decreti legge per intervenire su queste specifiche riforme, quindi questo ci sembra positivo perché dà possibilità anche di un dibattito parlamentare. E poi naturalmente, come ho detto, noi auspichiamo di poter finalmente riflettere, ma che soprattutto con le nostre riflessioni, il nostro punto di vista venga preso in Certo. considerazione e utilizzato per elaborare. Ecco, per quanto si è riferita agli emendamenti che presenterà la prossima settimana, significa le pratiche aperte ai provvedimenti che sono qui in Parlamento e sui quali voi pensate di fare una riforma. Allora, lei si riferiva principalmente a che cosa? Alla riforma del processo? All'accorciamento dei tempi? Ma non so se abbia detto esattamente la prossima settimana, io so per esempio per quanto riguarda la delega penale, lei ha parlato di fine aprile, quindi riservandosi questo tempo per elaborare soluzioni anche alternative, per esempio sul tema della prescrizione, quindi ci sono diverse possibilità, poi vedremo quale può essere più condivisibile. Però ripeto, ecco, vorremmo non trovarci magari con un lavoro già pronto perché abbiamo grande fiducia naturalmente nelle capacità anche legislative, naturalmente della ministra, però ecco, vorremmo appunto Certo. prendere parte. Ecco, ha detto anche una cosa sulla polizia penitenziaria, che bisogna assumere polizia penitenziaria. Allora, Bonafede aveva sbandierato che lui aveva assunto tantissimo e oggi scopriamo dalla Cartabia che ha lodato il precedente governo che non si era assunto, mi sbaglio? Ma il tema carcere, come ho detto, è un tema molto ampio, molto grande, che riguarda appunto tanto, cioè bisogna cominciare a mettere insieme, no, una parte tecnica con anche una parte umana, quindi la parte umana significa tutto, investe tutti. Però
Quindi ci sono molte carenze nelle carceri, abbiamo visto nel periodo del Covid, no? Che ha messo in evidenza quelli che sono i limiti e le caratteristiche allo stesso tempo degli istituti penitenziari. Quanto può essere importante, per esempio, recuperare anche il volontariato, quindi l'azione del volontariato dentro le carceri, che è molto importante in quest'ottica, no? Di rieducazione della pena. Quindi, insomma, altri spunti si possono sicuramente suggerire. In generale, sul tema personale, io credo si debba puntare anche sulla formazione del personale. L'ufficio per il processo può essere una via. L'importante è, ecco, che poi si punti su personale che sia appunto formato e che sia anche preparato. È vero che vanno a coadiuvare il magistrato, però ecco, in generale la formazione, ma questo un po' l'ha detto anche parlando del CSM, comunque l'importante è, ecco, che siano ben formati. Sul CSM, che aveva fatto una proposta lei per il sistema elettorale? A me non risulta, adesso è anche un tema abbastanza complesso, immagino, no? E comunque, come ha detto, non è che con quella parte lì, con quel pezzo lì, naturalmente si possono risolvere altre patologie, diciamo, no? Certo. Quindi poi dipende sempre anche dalle risorse umane in generale, no? Come vanno i processi. Senti, l'impressione con... No, l'impressione è buona, diciamo, oggi. Cioè, questa audizione, comunque, ripeto, è stata ampia. Quello che noi diciamo desideriamo, ecco, che ci aspettiamo, è un dialogo, cioè un coinvolgimento, cioè parlare sostanzialmente di diritto finalmente, quindi avere un'interlocutrice autorevole, non che prima non lo facessimo, perché in questo senso l'ex Guardacivilli Bonafede era aperto al confronto con tutti, di questo bisogna dargliene atto. Vorremmo partecipare appunto ad un processo legislativo parlando di diritto finalmente anche su un piano tecnico, abbandonando quindi l'ideologia e dando vita, insomma, a soluzioni che siano efficaci. La conforta è il fatto che vorrà parlare anche domani con Fratelli d'Italia, incontrerà la Meloni? Sì, io ho sempre favorito, ritenuto importante comunque un confronto anche con le opposizioni. Oggi abbiamo soltanto una forza di opposizione che mi pare si stia posizionando, ecco, sui temi di giustizia, sulla prescrizione, e siamo contenti. Speriamo che, ecco, mettano insieme il garantismo a tutto tondo, quindi non soltanto nella prima fase, diciamo, delle indagini e poi dopo, come ha detto la Ministra, ha parlato bene della fase dell'esecuzione della pena, diciamo il garantismo si possa un po' perdere. Quindi io sono sempre favorevole ad una dialettica, a tenere in considerazione anche le appunto posizioni delle opposizioni, che sicuramente possono dare un contributo importante. Bene, grazie per queste sue valutazioni. Ringrazio Lucia Annibali di Italia Viva.